La classe politica non si deve fare, non si deve interrogare, deve dare risposte, ma io mi auguro che tu sia eletto e porta dietro questi ragionamenti in Europa, non è che sia solo una prestazione, esistono delle eccellenze che devono necessariamente essere valorizzate. Passo la parola al secondo giovane, Carlo Maiello. Vieni Carlo, lui più schierato ieri, dopo di me, è il nostro giovane. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui questa sera, io sono stato invitato Gianni Bianco, vi ringrazio per avermi dato la possibilità di parlare stasera a voi. Voglio fare un grosso in bocca al lupo all'amico Mario Serpillo, il nostro candidato che porteremo sempre avanti. Io vorrei stasera sfruttare tutti quanti voi in sala a ciò che ci accingiamo a fare domenica, cioè andare a votare. Vi dico questo perché io sono uno studente universitario, quindi in facoltà parliamo tra colleghi. Proprio qualche giorno fa si parlava del 25 che andiamo a votare, mi dicevano: ma che andiamo a fare a votare? Tanto non ne vale la pena, è sempre la solita sfiducia. È una sfiducia ormai che è insita in tutti quanti noi, e soprattutto in noi giovani, che siamo la nuova classe, che ci accingiamo alla vita, al lavoro, alla politica, e vedere questa sfiducia, trovare questa sfiducia tutti i giovani, è brutto, perché se pensiamo prima noi a poter fare qualcosa per il nostro paese, io penso che non potremo andare avanti, e chi ci può dare questa possibilità sono i nostri politici, che vorrei sempre ringraziare, dobbiamo avere fiducia in loro, e infatti, proprio per questo motivo, io direi, cerchiamo di conquistare questa fiducia nelle istituzioni e di dare fiducia ai nostri politici che vanno in Europa, perché dobbiamo essere orgogliosi di essere sì italiani, ma soprattutto cittadini d'Europa, poiché se è stata fatta l'Unione Europea per aggregare tutti quanti insieme. Io vorrei solo dire all'amico Mario Serpillo che la nostra fiducia è tutta riposta in lui. Speriamo che vada avanti in modo tale che possa, come ha detto Erika, la ringrazio perché io mi accingo a laurearmi, spero che non torni, quindi mi accingo a trovare lavoro. E lei che già prima di me ci ha provato e ha trovato difficoltà, allora spero che possano cambiare le cose e questo lo possiamo fare solo grazie a una piccola cosa che ognuno di noi ha, il diritto al voto, che dobbiamo sfruttare e non dobbiamo fare ignori, no vabbè io non vado a votare, tanto è sempre la sicurezza, no. Diamo fiducia, soprattutto diamo fiducia alle nuove personalità e non ai soliti che vediamo sempre che in 30 anni hanno rovinato e ci hanno lasciato in questa situazione. Grazie mille a tutti quanti per l'attenzione.